Eccoli, allora siamo partiti. Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti qui nel cuore della Sapienza. Grazie per essere con noi. Fate un altro applauso in modo che tutti quelli che stamattina passeranno qui a Piazzale della Minerva capiscono che siamo qui per un motivo importante, perché domani, 14 di febbraio, tanto buongiorno a tutti, io sono Cristiano Bucchi, sono un giornalista, lavoro a Radio Città Futura. Dicevamo, domani 14 di febbraio si celebrerà la giornata contro la violenza sulle donne. In 207 nazioni del mondo e in più di 100 città italiane si ballerà per dire basta alla violenza contro le donne e contro le bambine. A inaugurare questa lunga serie di appuntamenti sarà oggi appunto l'Università La Sapienza di Roma, con questo grande evento che è stato promosso dal Comitato Unico di Garanzia del Personale Docente dell'Ateneo e con l'adesione delle associazioni studentesche Sapienza in Movimento e Vento di Cambiamento, che poi conosceremo nel corso di questa manifestazione. Per iniziare quindi vorrei invitare qui accanto a me e ringraziarlo naturalmente per aver accettato questo invito, il magnifico rettore, il professor Eugenio Gaudio. Un applauso. Rettore, buongiorno. Grazie, benvenuto. È un'entrata pericolosa perché si rischia sempre di inciampare, la cosa diventa diciamo più ridicola che simpatica. Comunque è un piacere essere qui, vi ringrazio dell'invito, sono lieto che le nostre associazioni studentesche, Sapienza in Movimento, Vento di Cambiamento, abbiano aderito a promuovere questa giornata. Ringrazio l'organizzatrice Linda Foster, che vedo qui presente, ringrazio Etno Musa, che è sempre diciamo presente e diciamo brillante in queste occasioni. E noi vogliamo che la Sapienza sia un campus che tutti possano vivere 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Queste manifestazioni sono quelle che preferiamo, sono manifestazioni di cultura, di musica, di arte, di pace, e il significato è proprio quello di voler testimoniare nel Tempio della Cultura, che è l'università più grande d'Italia, un impegno per la non violenza, un diciamo evento preparatorio a quello che sarà il grande evento mondiale di domani, non a caso il giorno di San Valentino contro la violenza sulle donne. E penso che il punto proprio d'arrivo di ogni percorso culturale sia quello del rispetto dell'altro, dell'amicizia con l'altro e quindi della non violenza. Questo quindi è veramente una manifestazione che incarna lo spirito dell'università, ed è per questo che sono qui a portarvi un saluto, ad augurarvi di essere sempre più numerosi e ad augurare domani un grande successo a livello mondiale della manifestazione che è prevista. Quindi grazie, buon lavoro, buon divertimento e diciamo un augurio che l'anno 21 ci ritroviamo qui per la quarta edizione, oggi è la terza, e soprattutto che l'anno che verrà possa registrare una diminuzione della violenza sulle donne, e che noi diamo il nostro contributo a questo progresso. Grazie, un saluto affettuoso a tutti, buona giornata, grazie. Grazie allora al magnifico rettore Eugenio Gaudio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Fate ancora un applauso perché questo rumore cresca quest'oggi. Allora, a proposito di applausi e di ringraziamenti, uno anche a quella signora lì, che è Linda Foster, che poi è l'anima di questa manifestazione, il direttore artistico. Allora, dicevamo che per il terzo anno consecutivo torna One Billion Rising, ecco, è qui. Ciao Linda, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie che siete venuti. Allora, dicevo che per il terzo anno consecutivo torna One Billion Rising, questa campagna ideata dalla scrittrice statunitense Eve Ensler, che ha spinto più di un miliardo di persone a danzare e a manifestare contro la violenza di genere sulle donne, sui bambini e naturalmente sull'ambiente. L'appuntamento del 2015 è con One Billion Rising Revolution. Domani alziamo in piedi a ballare ancora contro la violenza in tutte le piazze d'Italia, dal nord al sud, da Sardegna in Sicilia.
A Roma ci sono anche flash mob, Piazza Mazzini, campo, Piazza del Campidoglio, Colosseo, Piazza Farnese, Pantheon, un sacco di appuntamenti. So, possiamo fare il flash mob insieme oggi sulle scalinate qui e ritrovarci domani tutti insieme a ballare ancora di più, tutto il giorno, siete invitati. Allora, quest'oggi ci saranno diversi momenti, molti momenti musicali di danza, fra l'altro siete tutti invitati a partecipare, ci saranno anche dei momenti dedicati alla lettura. Iniziamo proprio da qui, perché la prima lettura della dichiarazione della campagna One Billion Rising 2015, La mia rivoluzione è, Fly the Spirits, sarà letto da Linda Foster e da, spero di pronunciare correttamente il nome, Daoud Abu Daoud. È giusto? Benvenuto, grazie per essere con noi. Allora, qua ci sono i microfoni, io mi riprendo il gelato, questo lo riprendo io. Buona lettura. Mia rivoluzione is joyous and uplifting. A dance to fly the spirit, a dance to freedom. A dance that gains power in the doing. Fearless and certain and embracing the individual, revolution is honest. Each pulse of the drum is a heartbeat and just as strong. Unstoppable, driving, but in time with the earth that weathers us well. Revolution is the knowledge that embracing what is just is right for each one and for all. ثورتي مبتهجة، ثورتي نهضة، رقصة لتطير الروح، رقصة للحرية، رقصة تكسب الطاقة بالعمل، جريئة ومتيقنة تحتضن الفرد، ثورة صادقة في كل ضربة طبل، دقة قلب قوية لا تتوقف، تقود الوقت بالأرض التي تغلفنا، ثورة إدراكية تحتضن ما هو حق لكل منا وللجميع. Thank you. Allora grazie a Linda Foster e Daoud Abu Daoud. Grazie. A presto. Dicevo, diversi momenti di lettura e tanti momenti anche di danza, di musica. Parliamo oggi della tarantella, che è un ballo con tante varianti, è sempre stata amata e incorporata non solamente nella danza tradizionale, folk per esempio, ma anche nella danza classica e moderna. Io intanto mi sposto perché devo lasciare spazio, adesso lo vedrete tra poco perché. La ballerina Olga Aru ha già danzato la tarantella di Balanchine e oggi ballerà quello che Linda Foster ha creato sulla musica della tarantella del Gargano, creata per il Lennon Bass Tour, organizzata dall'associazione Sapienza in Movimento, con la partecipazione di Francesca Grecolini, di Etno Musa e Gabriella Caramagno. Il balletto è un bellissimo esempio dei contrasti fra danza tradizionale e quella classica sulla base musicale di Etno Musa, qui sulla scalinata della Sapienza di Roma. Musica. Thank you.
ni como de rifari vi ma sta doni diros ne a fari diros ne a fa diros ne a fa nu bello giardini. No bello giardini di rose ne affanno, bello giardini toni din toni le toni din toni le toni din toni le innamorare. Mezza c'è la cavanna, brava Fontani. Una brava Fontani, mezza c'è la cavanna, brava Fontani. E ia ia va correre l'acqua, e ia ia va correre l'acqua, so gentile. Erano
Olga Aru e Francesca Gregolini. Non so se... Olga, complimenti. È andata bene nonostante la pioggia? Sì, va bene, benissimo. Non ci sono stati problemi particolari? No, senza problemi. Siamo sempre pronti per ballare. Bene, grazie allora Olga Aru, Francesca Gregolini. Allora, io mi ero dimenticato, lo dico, ammetto, anche perché questo è uno spettacolo che abbiamo preparato in poco tempo, in pochi giorni, dei musicisti di Etno Musa, a cui farei un grande applauso. Dico anche a tutto il pubblico che attraversa qui il piazzale, che si può fermare, perché non, lo spettacolo non è a pagamento. Allora, dicevamo, i musicisti di Etno Musa che adesso vi presento, uno per uno. Nome? Giulio. Francesco. Valeria. Giorgia. Valentino. How. Cosimo. Francesco. Luca. Ludovico. E poi? Letizia. Allora, cosa ascolteremo quest'oggi? Cosa eseguirete? Tre brani? Sì, faremo tre tipologie di tarantella, di tarantelle sono tre molto diverse. La prima è una tamuriata, che è un genere di tarantella che si fa nella zona del Vesuviano. Il secondo brano invece è la tarantella di Montemerano, che è un paese in provincia di Avellino, è una tarantella che si fa in genere il giorno di carnevale, e finiremo con la pizzica di San Vito dei Normanni, che quindi è una pizzica pugliese. Tutto questo con i musicisti di Etno Musa. Buon ascolto. Thank you.
I musicisti di Etro Musa, grazie, grazie per essere stati con noi, con un applauso. Grazie. Allora va avanti questo spettacolo, questo vero e proprio show. Adesso un coro per la mia rivoluzione di Yves Ensler,
14 culture e 14 lingue diverse. Prego. La mia rivoluzione inizia nel corpo, non aspetta più. La mia rivoluzione non ha bisogno di approvazione o permesso. Succede perché deve succedere, in ogni quartiere, villaggio, città. Va inqalop mi tavanat dar mian aqvam bashad, dar mian danishjuyan va zanan kar. Va inqalop mi tavanat khodjush o narm o latif bashad va gah باگاه خود جوش و پرسر و صدا انقلاب میتواند همین لحظه همین جا باشد. Tu pourrais la trouver dans ton placard, dans tes tiroirs, dans ton estomac, dans tes jambes, dans la multiplication de tes cellules, dans la nu-bouche de mamelons turgides et de tes seins exubérants. Ma révolution croit insatiable au rythme des tambours entre mes jambes. Ma révolution est prête à mourir pour ceci. La mia rivoluzione è pronta a vivere in grande. La mia rivoluzione sta rovesciando quello stato mentale chiamato patriarcato. La mia rivoluzione non avrà una coreografia, anche se comincerà con alcuni passi familiari. Mi revolución no es violenta, pero tampoco se detiene delante de colinas peligrosas, que muestra fuerte resistencia que podría marcar el paso hacia algo nuevo. Inna thawrati fi hadha al-jasad. في هذين الوركين الضامرين من كراهية النساء في هذا الفم الذي أسكت بسبب الجوع والقسوة. Ang aking revolusyon ay koneksyon at hindi ito pagkonsumo. Ito ay silakbo ng damdamin at hindi ito pinagkakatian. Ito ay kasiyahan at hindi ito pag-aari. La mia rivoluzione è della terra e verrà da lei, per lei e grazie a lei. La mia rivoluzione sa che ogni volta che scaviamo, trivelliamo, bruciamo, violiamo gli strati della sua sacralità, violiamo l'anima del nostro futuro. Moja rewolucja nie wstydzi się wcisnąć moje ciało w strzewie jego błotnistej ziemi, przed bananami, cyprami, pniami, kijami, dębami, kasztanami, morwami, sekwojami, jaworami, kłaniając się bezwstydnie pod żółtymi, fluorescencyjnymi ptakami, różowymi niebieskimi zachodami słońca pod fioletową bogumiłą pękną serca nad morzem turkusowym. Bengalowy mam barpohoi modaron, parasoron, madadjujon, kormandon, wad musachtemon busemizanan, bashapodahandegon, bahameon hojke zendegi hasan, bazendegi midahan, bengalowy man, darzonowone man, barobare hachiz emogatasas. Wamin yashitab masnu, min imbratorie foriuson, odaheron, walubion. Saurti tahteja tachalli tantazir al asli. Confiamos en los fastidiosos, en los anárquicos, en los poetas, en los curanderos, en los profetas, en los exploradores del sexo, prestigiadores, viajadores místicos, y en aquellos que van más allá, en aquellos que sienten demasiado. Moje revolucije se pojavljaju neočekivano. Nije naivna, ali vjeruje u čuda. Ne može se ciljeno zaustaviti ni uništiti. Određuje misterija i zanosna radost. زاكتي وسلوشانيا. إنها ليست مركزة في مكان واحد. على الرغم من أننا نعلم أين نحن ذاهبون، تحدث تدريجيا وفجأة. تحدث في المكان الذي تعيشين فيه، في أي مكان. الفراق هو البعد، والبعد في برشا أنواع، ويحبك تقف قدامه وتغزر له نظرة عميقة. Andiamo avanti! Con amore! Avec amour! Con amore! Mahab! Pinak mamahal! Mahab! Con amore! Allora, loro sono le studentesse straniere della Sapienza, alcune studentesse straniere della Sapienza, che io adesso vi presenterò la lingua, la loro lingua e il loro nome, naturalmente. Arabo Sahar. Italiano Rossella. Italiano Benedetta. Persiano Meimanet. Spagnolo Oriana. Montenegrino Jovana. Francese Carola. Nesrin Tunisino. Italiano Mariella. Filippino Noemi. Polacco Olga. Libanese Nura. Ancora un applauso, grazie. Non era facile, insomma, mettere insieme così tante voci, così tante culture. Prego, vi potete accomodare. Allora, adesso un altro momento. Sono particolarmente contento che abbia
accettato il nostro invito, io vorrei chiamare qui accanto a me, la vedo là in fondo, per una bellissima lettura, una performance teatrale con Io sono emozione di Yves Ensler. È qui con noi quest'oggi Lunetta Savino. Adesso sistemiamo. Grazie per essere con noi. Prego. Ciao a tutti. Dal manifesto per giovani donne e ragazze. Ecco cosa ti diranno. Trovati un uomo, cerca protezione. Il mondo è spaventoso. Non uscire, sei debole. Non prendertela tanto, sono solo animali. Non essere così passionale, non piangere tanto, non fidarti di nessuno. Non parlare con gli sconosciuti, la gente approfitterà di te. Le ragazze non sono brave coi numeri, coi fatti, a prendere decisioni difficili, a sollevare pesi, a organizzare, a capire le cose del mondo, a pilotare gli aerei, a comandare. Se lui ti violenta, arrenditi. Ti ammazzerà se cerchi di difenderti. Non viaggiare sola. Non sei niente senza un uomo. Non fare la prima mossa. Aspetta che sia lui a notarti. Non essere volgare. Segui il gregge. Rispetta le leggi. Non essere troppo colta. Tieni un profilo basso. Trovati un uomo ricco. È il tuo aspetto che conta, non quello che pensi. Ecco cosa ti dico io. Sono tutte balle. Non c'è un responsabile tranne quelli che fingono di esserlo. Nessuno verrà a salvarti, nessuno capirà di istinto i tuoi bisogni, conoscerà il tuo corpo meglio di te. Chiedi, di che lo vuoi, goditi la tua solitudine, prendi il treno per conto tuo e vai in posti dove non sei mai stata. Dormi sola sotto le stelle, impara a guidare col cambio manuale, allontanati finché non vuoi fare una cosa, di sì se il tuo istinto è forte, anche se qualcuno intorno a te non è d'accordo. Decidi se vuoi essere amata o ammirata, decidi se farti accettare è più importante che scoprire cosa ci fai qui. Credi nei baci, lotta per la tenerezza, non reprimere i tuoi sentimenti, piangi quanto vuoi. Fa del mondo un teatro e appassionati alla vicenda. Prendi il tempo che ti serve, va pure veloce se quello è il tuo passo. Fatti queste domande. Perché sussurro quando ho qualcosa da dire? Perché metto un punto di domanda in fondo a tutte le mie frasi? Perché chiedo scusa ogni volta che manifesto i miei bisogni? Perché sto tutta curva? O digiuno mentre mi piace mangiare? O fingo che non sia così importante per me? O mi faccio del male mentre vorrei urlare? Perché aspetto, piagnucolo, mi struggo, mi adeguo? Tu sai la verità. A volte fa male. I cavalli sanno provare amore. Tua madre voleva di più. È più facile essere cattivi che intelligenti. Ma tu non sei così. Lunetta Savino, ciao. Grazie per essere stata con noi. Ciao. A presto. Allora, un altro momento di grande musica. Qua alla mia sinistra i percussionisti e i ballerini dell'associazione Destination West Africa con il ballerino coreografo Maliano Bifalo Kouyaté. Partiamo. Thank you.
Destination West Africa, non so, è previsto un bis? Eh? Vogliono il bis, eh? Me la sentite? Beh sì. No, anche perché qualcuno ballava là in fondo, eh? Non tutti, ma qualcuno ballava. Ce l'hanno? Ce l'avete? Titolo del prossimo pezzo? Maracadon, ho capito bene? Sì. Buon ballo. Destination West Africa. West Africa, Mariano Bifalo Kuyuté, che è anche il ballerino coreografo. Posso sapere i vostri nomi? Perché allora, sentiamo, mi metto qui. Gabriella, complimenti. Floriana, Sara, Fabrizia, Alice. Ancora un applauso, grazie. Ah no, beh certo, giusto. I percussionisti, perché non posso dimenticare il cuore, naturalmente. Claudio Billacorò. Billacorò Battardi. Paolo Bifalo Kuyuté, Rosa e Eugenio, e mi fa piacere ricordarvi che ogni martedì facciamo il corso di danza e il giovedì di percussioni. Vi ringraziamo. Grazie a voi. Dove lo fate? Lo facciamo, cercateci, destinationwestafrica.org, trovate tutte le informazioni. Del caso, grazie. Destination West Africa, ancora buon lavoro. Allora, adesso vorrei qui accanto a me Antonio Lodise, che è il presidente dell'associazione studentesca Sapienza in Movimento. Emanuele Ismail, che è uno studente della Sapienza, studia presso il Dipartimento di Studi Orientali. Eccoli qua, aspettate che dobbiamo recuperare microfoni e leggio. Allora, grazie. Io sposto questo qui. Sistemiamo i microfoni, posizionate l'altezza. Allora, dicevo, Antonio Lodise, Emanuele Ismail... con Preghiera di un uomo di Yves Hessler. Buona lettura. Che io possa essere un uomo la cui fiducia viene dalla capacità di donare, che capisce che la fragilità è la sua forza più grande, che crea lo spazio invece di dominarlo, che apprezza l'ascoltare più del sapere, che cerca la bontà oltre il controllo. Che grida quando il dolore è troppo forte, che rifiuta gli schiaffi, le armi, gli strangolamenti, gli insulti, i pugni. Che io possa non avere paura di perdermi, che io possa apprezzare una carezza più che la prestazione e l'esperienza più del raggiungere lo scopo. Che io possa muovermi con lentezza piuttosto che bruscamente, che io possa essere abbastanza coraggioso da condividere le mie paure e i miei pudori e spingere gli altri uomini a fare lo stesso. Che io possa smettere di fingere e risvegliare tutte le parti di me da molto tempo sopite.
che io possa nutrire rispetto e amare mia madre. E possa la risonanza di quell'amore tradursi nell'amore verso tutte le donne e tutte le creature viventi. Grazie ad Antonio Lodise e a Manuel Ismail. Grazie per essere stati con noi. Buono studio, buon lavoro, grazie. Allora, Linda, è un momento importante. Anche le sedie. Lì c'è tutta la parte tecnica, la parte del suono, la regia. Allora, adesso si balla, lo dico soprattutto a questo pezzo di pubblico che mi sembra il più pronto musicalmente ballato. Questo è il momento del flash mob. Io ti seguo, Vi invitiamo tutti a venire sulla scalinata. Salite, guadagnate i gradini. Facciamo l'ino di One Billion Rising. Venite qua con noi. Venite, Etromusa. Ballerini, non ballerini. Tutti qua, Se non volete ballare, facciamo. Dobbiamo far colore e movimento. Tutti sulle scale. Tutti sulle scale. Anche tutti voi che siete seduti là in fondo, venite qua. Sì, venite su. Lei deve stare. Occupate i gradini. Tutti sulle scale, facciamo venite. Scena perché questo è live streaming. So, ragazzi, venite su. Tutti. No, là, con la chitarra non salgono. Venite! Contro la violenza! Per la terra! Per la gioia di muovere! Quella in fondo non partecipate! Ballerini di Federazione Ginnastica d'Italia!
Bravi! Bravi! Allora, volevo ricordare che oggi sono qui con noi anche gli atleti, anzi le atlete della Federazione Ginnastica Italia, Eva Cela e Alessandra Malta. Complimenti. Ciao, sono Eva Cela. Alessandra Malta, buongiorno. Brave! È uscito anche il sole, è uscito anche il sole. Bravissimi! Allora, prima di ricordare tutti gli appuntamenti di domani, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, volevo richiamare un attimo Antonio Notise. Possiamo abbassare un istante la musica per dei ringraziamenti. Allora, prima di tutto invito Luca, che non vedo. Luca è in rappresentanza dell'altra associazione degli studenti a venire qua. Ringrazio Linda che ci ha dato l'opportunità di creare tutto questo, Linda, la Sapienza, Foster. Linda Foster che ci ha dato l'opportunità di creare tutto questo, la Sapienza che ha voluto coinvolgere gli studenti, penso era doveroso farlo e fortunatamente è stato fatto. Ringrazio Federica che ha coordinato un po' tutto per gli studenti e tutti i miei ragazzi. Luca,
Io mi associo con i ringraziamenti e come associazioni siamo onorati di aver partecipato e quindi ringraziamo per l'invito e ovviamente complimenti a tutti i ballerini, a Etnomusa e all'intera università per l'organizzazione. Grazie ancora. Anche i nostri complimenti a Etnomusa, sono degli amici quasi fraterni. Complimenti Letizia, alla prossima. Tra l'altro erano quelli che ballavano più di tutti, adesso, al di là dei ballerini professionisti e non. Voglio ringraziare Cristiano e voglio ringraziare il team organizzativo che era qualche delle donne più meravigliose della Sapienza, Tiziana, Sandra, vieni Mariella. Mostratevi! Donatella? Donatella! Donatella! Abbiamo perso Donatella! Mamma mia, eccola. Che ha lavorato giorno e notte! Tutti della Sapienza, lo so che sto mancando. Alessandra, Francesca, che ha ballato. Tutti, e anche voi. Grazie tante. Allora, volevo Linda in chiusura. Gabriella. Ricordare domani appunto 14 febbraio la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli appuntamenti a Roma saranno alle 12 in piazza Farnese, al Colosseo, all'Arco di Costantino, alle 14.30, piazza del Campidoglio alle 15 e poi sempre al centro, al Pantheon alle 15.30, così abbiamo dato tutte le informazioni del caso. Grazie a tutti! Grazie Roma, grazie alla Sapienza! Scusate, fermi! Un ringraziamento a tutti i tecnici che hanno reso possibile questa giornata. Non ricordo tutti i nomi, ma sono qui a iniziare naturalmente. Gabriele dov'è? Eccolo, ringraziamo Gabriele a nome di tutti. Grazie. Grazie ancora. Bis. È partita.